Eccoci, ritornati insieme ancora una volta qui ad Angoli. Grazie per essere ancora con me. Benvenuti a coloro che si fossero appena messi in contatto. Detto questo, vi ricordo ancora una volta la nostra mail. Voi continuate a scrivere ad angoli@espansionetv.it. Una seconda parte molto intensa. Capirete presto perché. Vi presento il nostro ospite. È collegato con noi Gianni Spartà. Ciao Gianni, ben arrivato. Ciao Dolores, grazie dell'invito. E un saluto ai tuoi, a coloro, ai tanti che ti seguono. Grazie Gianni. Senti, allora ho detto una parte molto intensa, questa seconda, perché si tratta di un omaggio attraverso un libro scritto da te ad un personaggio davvero molto molto importante della storia italiana. Sto parlando della Luna sulle ali, che è la biografia di Giuseppe Zamberletti. Allora, ecco qua abbiamo anche la copertina in questo momento. Io voglio partire proprio dal fatto che il libro si apre anche con uno scritto addirittura di Mattarella, che dice: la Repubblica gli è grata, l'arcivescovo di Milano Mario Delfini ai funerali di Stato a Varese rese omaggio all'uomo che aveva lenito le ferite dell'umanità. Commenta un po' questo passaggio. Beh, ovviamente la mia gratitudine al Presidente della Repubblica che mi ha regalato questo ricordo, e complimenti alla sintesi liturgica, perché questa frase l'Arcivescovo di Milano la dice durante i funerali di Stato. In modo migliore non poteva descrivere l'attività di Zamberletti, che davvero è impegnato sul fronte dei terremoti in Friuli, in Irpinia, impegnato in altre operazioni di umanitarie, ha lenito davvero le ferite dell'umanità, ma soprattutto ha creato questa legge della protezione civile. Lui è stato un uomo che ha inventato qualcosa in Italia, però qualcosa che la gente ha capito che cos'è. È stato molto vicino quindi alla gente, ha saputo arrivare direttamente nel cuore. Sul sangue e sulle tragedie di cui si è occupato come commissario straordinario inviato dai governi di allora, nel 76 in Friuli e nel 1980 in Irpinia, lui ha costruito questo sistema di protezione civile che è diventato un modello per tutta Europa. Oggi, durante la pandemia di questo disgraziatissimo Covid, tutto ruota attorno a un fulcro che si chiama protezione civile, ciò che lui si è inventato letteralmente. Quindi dobbiamo dire grazie a lui se poi questa struttura, questa organizzazione nel tempo ha saputo intervenire in modo sempre eccellente fino ad oggi, ma parleremo poi dell'emergenza di oggi, quella del Covid, senza però trascurare le emergenze che lui seppe affrontare con grande determinazione. Ma prima di arrivare lì, io vorrei chiederti la motivazione del titolo del libro, cioè La Luna sulle ali. Sulle ali è una sua suggestione che mi è riferita in uno dei tanti colloqui che ho avuto con lui, insieme con Lorenzo Alessandrini, che è un funzionario della Protezione Civile che per anni ha registrato delle sue conversazioni. Allora, lui dice che quando da giovane parlamentare andava a Roma prendeva degli aerei di una compagnia postale e viaggiava di notte ed era affascinato dal riflesso che la Luna aveva sulle ali di questo aereo e pensava, aveva 32-33 anni, e pensava che la sua carriera politica potesse cominciare all'insegna di questo riflesso, all'insegna di questa bellezza. E allora abbiamo pensato che il titolo migliore per intitolare una biografia che nasce, fammelo dire, sotto l'egida del Comune di Varese e della Protezione Civile, fammi dire che era giusto intitolarla così. C'è un altro commento molto accorato, quello di Piero Bassetti, che è il primo presidente di Lombardia, e che lo definì appunto l'uomo delle emergenze, politico di razza tutto tondo, perché capiva come affrontare le curve e la gente l'ha molto amato. Che dici? Sì, perché sai, qui il dilemma è stato: ma Zamberletti è stato un tecnico, un tecnocrate, come diciamo oggi, oppure un politico? Bassetti dice è stato un politico che ha avuto una grande capacità di mediazione e da un buon lombardo una buona, ottima capacità di fare, e l'ha dimostrata.
Certo, ma Gianni, tu che hai raccontato la storia, che cosa pensi? Più tecnico o più politico, tutte e due le cose, o meno male, politico, tutte e due le cose? Politico, che era anche lui. Da bambino giocava con i soldatini, con i vigili del fuoco, lui ha sempre avuto questa impronta militarista e oggi sarebbe felicissimo che a capo, che il comando delle operazioni vaccini è stata assegnata a un generale di corpo d'armata che si chiama Figliuolo. Lui oggi sarebbe felicissimo perché lui la sua attività sui terremoti è stata di impronta militare. I suoi fratelli sono stati i vigili del fuoco e gli alpini. Senti, ma bisogna essere un po' dei militari per poi saper affrontare le emergenze di qualunque natura siano, perché poi parleremo nel dettaglio di tanti episodi della storia italiana nei quali lui è stato comunque determinante. Quindi per tornare, insomma, essere militari, essere determinati, essere addestrati, essere decisi, aiuta a risolvere. Senti Dolores, quello che lui ha fatto l'ha fatto grazie ai poteri speciali che i governi di allora, quello di Moro e di Andreotti, gli concessero, perché quando arrivò ci fu il famoso episodio di Pertini, presidente della Repubblica, che arriva sui luoghi del disastro, un disastro da 3.000 morti, e arriva due giorni prima dei soccorsi. E quindi allora davvero ciascuno andava per i fatti propri, non c'era un sistema di sicurezza, non c'erano i volontari, perché ti voglio dire che la protezione civile nasce dalla predisposizione naturale del popolo italiano. Pensiamo dagli angeli nel fango, nella Firenze alluvionata. Lui ha fatto diventare questa generosità un servizio permanente dello Stato. Oggi quando io vedo un gilet giallo della protezione civile, dietro quel gilet c'è una persona che oggi sa cosa fare se scatta la campana e ti segnala un terremoto. Sono organizzati sul territorio e questo si deve a quest'uomo a cui la Repubblica è grata, come ha detto in una sintesi mirabile il Presidente della Repubblica che venne ai suoi funerali di Stato. Certo, se vogliamo fare un parallelismo, visto che di emergenze sempre parliamo, tra Zamberletti e Figliuolo, che cosa possiamo dire? Già tu dici sarebbe molto contento del fatto che un generale d'armata sta là e sa benissimo che cosa deve fare. Ma detto questo, tra i due uomini c'è un filo conduttore, c'è qualche cosa che li accomuna? Lì è comune l'impronta militarista. Non dimentichiamoci che Zamberletti è stato un grande democristiano, ma è stato un gollista. Lui, ma non da destra, non pensando all'uomo forte, da posizioni cattoliche. Lui idealizzava la Repubblica presidenziale sul modello francese. E se tu ci pensi, noi ci siamo dentro in questa Repubblica presidenziale, perché gli ultimi sei presidenti del Consiglio sono arrivati fuori dal Parlamento, sono arrivati dal Quirinale. Quindi la sua profezia degli anni 70, quando diceva il Presidente della Repubblica non deve essere soltanto uno che bacia la bandiera, ma deve essere uno che, come ha fatto Mattarella e come fece anche Napolitano, interviene in supplenza del Parlamento o in aiuto del Parlamento per scegliere il Presidente del Consiglio, a questo punto lui diceva facciamo la Repubblica Presidenziale, dove il Presidente della Repubblica è anche il capo del governo. Certamente. Tornando ad alcune tra le tante immagini che sono scorse poco fa, ci sono dei ricordi, ma anche tu l'hai sottolineato, ai terremoti italiani devastanti, in particolare il Friuli e l'Irpinia. Lì migliaia di morti e ci fu appunto la necessità di intervenire con molta forza. Che cosa ricordi nel libro di questi momenti? La ricostruzione, il disagio di dire a queste persone dobbiamo evacuarvi e portarvi sulla costa, vi dobbiamo ricoverare sui treni, sulle navi. Del Friuli, ecco, il Friuli lui arrivò in una terra che era piena di caserme dell'esercito e quindi ebbe vita più facile. In Irpinia, l'osso del sud, come lo chiama uno scrittore di cui adesso
mi sfugge il nome, arrivò in una desolazione pazzesca, cioè non c'erano i militari, dovettero arrivare in forze per aiutarlo. Certo, ma, Gianni, scusa, siccome poi la storia si ripete e anche oggi siamo tristemente spettatori di barconi alla deriva dove i profughi perdono la loro vita, ma Zamberletti fu protagonista anche in questo senso nel 79 nel mare di Cina di un episodio. Ce lo racconti? Guarda, io ho visto che sono scorse delle immagini. Vediamo allora, se la regia ce le rimanda. Ecco, quella è l'operazione più bella che l'Italia ha fatto dopo la guerra, nel secondo dopoguerra, nel secondo Novecento. Perché c'erano tutti questi vietnamiti che su barcacce, barconi, fuggivano dalla rieducazione comunista di Saigon dopo la partenza degli americani dal Vietnam. Una emergenza umanitaria pazzesca. Andreotti, pressato dalla Conferenza dei Vescovi, che dice dovete fare qualcosa per salvare questa gente. Chi chiama? Chiama Giuseppe Zamberletti, il quale dice: Presidente, è inutile andare a prenderli quando hanno fatto naufragio sulle coste, andiamo a prenderli in mare aperto. E ci va con 3 navi della Marina Militare e salva 907 persone. Eccola qua. Eccola qua. Eccola qua. Tant'è vero che poi lo fanno capitano di corvetta, gli danno il titolo che raramente viene dato a un non militare, di capitano di corvetta. Questa è la cosa di cui gli italiani, soprattutto i giovani, devono conoscere e devono andare fieri. Perché noi lì, e c'era la guerra fredda, c'era da una parte l'America, dalla parte la Russia, l'Italia contava zero da un punto di vista geopolitico, eppure con la spinta della Chiesa, a bordo c'era un vescovo, Zamberletti va a salvare questa gente. Certo, Gianni, abbiamo gli ultimi minuti a disposizione, ma ci sono alcuni aspetti che con te voglio ancora approfondire, seppur velocemente. A proposito di Chiesa, di Vaticano, Zamberletti fu profeta almeno in 2 situazioni, perché quella mattina sembrava che Moro potesse essere consegnato, salvato in cambio di un riscatto proprio in Vaticano, se non sbaglio era atteso là. Certo. E poi che cosa successe? Veloce, perché abbiamo davvero 1 minuto e mezzo. Non fu profeta, fu testimone. Testimone, certo. Cossiga, ministro dell'interno, lo aveva incaricato assieme al povero colonnello dei carabinieri di Varisco di esplorare la pista trattativista. E la pista trattativista c'era, perché fino a poche ore prima della decisione di uccidere Moro, addirittura Moro era atteso alle ore 9 da Paolo VI e Monsignor Macchi in Vaticano libero, ed era stato anche preparato un riscatto nell'eventualità che l'ala trattativista delle Brigate Rosse avesse prevalso su quella giustizialista. Certo, e fu profeta invece per quanto riguardò il disastro di Ustica, che probabilmente anticipava secondo le sue intuizioni poi il disastro di Bologna. Certo, e non solo, lui sul letto di morte dice all'allora capo della polizia, Franco Gabrielli, tenete accesa quella fiammella perché vedrete che avevo ragione io, cioè che la bomba di Ustica, che l'aereo di Ustica è stato abbattuto da una bomba che è esplosa a bordo e che i terroristi che ce l'hanno messa erano di matrice libica, d'accordo con frange neofasciste qui in Italia. E la stessa cosa per Bologna. Lui dice Ustica fu un avvertimento e Bologna è stata la vendetta. Certo, e Gianni, davvero telegrafico, perché siamo alla chiusa e poi c'è l'informazione. Domani è il 1° maggio. Che 1° maggio sarà? È un 1° maggio... Un 1° maggio in cui speriamo che ci vaccinano. Io speriamo che me la cavo, diceva il famoso film. Va bene, speriamo, se lo speriamo tutti, assolutamente. Ecco. Questo è Gianni Spartaco, La luna sulle ali, la biografia di Giuseppe Zamberletti, un grandissimo italiano del quale tutti siamo assolutamente orgogliosi. Grazie Gianni per essere stato grazie con noi, alla prossima. Grazie. Ciao. Ciao. Quindi detto questo, buon 1° maggio a tutti per domani. Io torno lunedì tra poco l'informazione.